auto e vestiti da sposa e da sposo d'epoca hanno fatto da cornice per l'intera giornata di domenica 30 giugno alla città di Grotta a Mare, coinvolta nella quarta edizione della manifestazione ideata e organizzata da Confartigianato Imprese Ascoli Fermo Macerata, nota come Cartoline dal Passato. Fondamentale la collaborazione con il sindacato ANAP, realtà che associa i pensionati di Confartigianato, e il comune di Grotta a Mare, che si è reso disponibile, specie con la polizia locale, a far sì che tutto funzionasse per il meglio per l'intera durata della manifestazione. Base di partenza la splendida piazza Cursal di Grotta a Mare, dove a metà pomeriggio circa 30 auto d'epoca erano già in bella mostra per la felicità dei bagnanti e dei turisti, pronti a scattare un selfie con i bolidi di un tempo. Accanto a questi splendidi mezzi, tirati a lucido per l'occasione, non potevano di certo passare inosservate le bellissime ragazze accompagnate da altrettanti affascinanti ragazzi già vestiti con gli abiti da sposa degli anni 50, 60 e 70. Mi tocca già nel blu degli occhi tuoi. Sì, voglia di sole. Giovanni Ricci e Bruno Stella sono presidente e vicepresidente della Manovella del Fermano, che vuol dire sostanzialmente lo spettacolo delle auto d'epoca, e quindi protagonisti in questa occasione di una sfilata, ma in generale di che cosa? Che cosa raccontate con questa vostra attività? Ma la nostra attività sul territorio è quella non solo delle manifestazioni. Noi abbiamo un ufficio a Fermo dove ci occupiamo di vetture d'epoca, iscriverle quando ha raggiunto i suoi 30 anni. Adesso con la nuova legge iscriviamo anche vetture ventennali, quindi il nostro compito è di controllare queste vetture se sono in grado di superare, diciamo, la nostra visione delle vetture, che deve avere almeno deve essere una vettura, diciamo, piuttosto originale. In questo caso supera un esame e ha il diritto, diciamo, di non pagare il bollo a metà per le ventennali, e le trentennali non paga il bollo per niente, e un'agevolazione sulle assicurazioni. Questo è il nostro compito come ufficio. Poi organizziamo tantissime manifestazioni. Ci sono dei gioielli che i proprietari mettono a disposizione, però sta un po' a lei coordinare il tutto. Prima cosa, bisogna scegliere queste macchine. A ogni tipo di manifestazioni va cercata la macchina giusta e va riperita questi mezzi, che non è molto facile perché tutti quanti i collezionisti sono un po' gelosi, perfetto. E noi cerchiamo di rassicurarli che li teniamo bene, li custodiamo, insomma via. E questa è stata una manifestazione da diversi anni promossa dalla Conf Artigianato. E noi l'abbiamo sposata perché è una bellissima manifestazione e la vorremmo fare crescere ancora di più. Poi noi, oltre a queste, facciamo delle manifestazioni internazionali, non sono solo nazionali, locali, sono internazionali, partecipa anche gente che viene dall'estero. Fondamentale la collaborazione di tanti professionisti che si sono messi a disposizione con il proprio tempo e la propria professionalità. Capelli, make-up, fiori, tanto per citarne alcuni. Tiziano e Nadia, parrucchieri di Porto Sant'Elpidio, hanno partecipato gratuitamente alla realizzazione di questo evento Cartoline dal Passato, spinti da Rosina Trobbiani, che vi ha coinvolti in questo progetto. Nadia, che tipo di lavoro avete fatto e che esperienza è stata? Allora, noi partecipiamo da quasi 4-5 anni con Rosina, è un'esperienza che ci fa sempre molto piacere farlo, quindi ogni volta che lei ci chiama siamo sempre pronti a partecipare. Tiziano, ci sono anche degli uomini, quindi un look anche per loro, tornando un pochino indietro nel tempo. Sì, ma è attuale, in pratica oggi va all'anni 50, dall'anni 30 all'anni 50, quindi siamo sul moderno, quindi non facciamo tanta fatica oggi a fare le acconciature del passato, perché si naviga su quegli anni, quindi tranquillamente basta che fai una linea moderna che arrivi proprio in quegli anni. Vi siete anche un po' divertiti? Beh sì. Ci si diverte, però è la passione che
che ce l'hai dentro, è un qualcosa che c'hai dentro e magari noi veniamo da una, noi siamo una famiglia proprio di parrucchieri, quindi veniamo da una situazione di scuole, quindi ce l'abbiamo proprio dentro questo. Noi basta che ci dici l'anno e noi ti tiriamo fuori l'acconciatura oppure la linea da uomo, capito? Un grande evento, la sua riuscita dipende anche da tutte queste persone che ti affiancano e che sai coinvolgere, Rosina. Certamente, io ringrazio loro, Cinzia, Antonella, senza di loro non ce l'avrei fatta, però loro è le mie colonne portanti. Ti emoziona, ti fa i brividi e questo evento, anche il sindaco di Grottammare è stato entusiasmissimo, veramente, guarda, siamo felici e contenti. Stessa spiaggia, lo stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Con la partenza della festosa e colorata carovana, la manifestazione ha preso il via sotto gli occhi sognanti di tante persone che per un attimo hanno rivissuto i piacevoli ricordi di un tempo lontano ma sempre caro. Da Via della Repubblica a Grottammare la sfilata ha interessato il lungomare di San Benedetto e poi Porto d'Ascoli, fino a sostare nel centro storico del paese alto di Grottammare, dove ad accogliere tutti c'era il sindaco Enrico Piergallini. Vedrà, vedrà, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per la città di Grottammare è una giornata non soltanto con tanti turisti, piena di gente perché è arrivata l'estate, sta esplodendo, ma anche di bellezza e di saper fare, perché la Confartigianato ha voluto sul lungomare e all'interno del borgo bellissimo del Paese Alto celebrare un passato che è ancora forte e vivo, non solo nei ricordi ma anche nel saper fare. Sì, sì, è un passato poi ancora molto molto attuale. Noi siamo veramente molto contenti per questa iniziativa della Confartigianato, che ringraziamo con il cuore perché ci hanno riempito lo sguardo di bellezza. Chi adesso è in questa piazza, Piazza Peretti, a centro del vecchio incasato, avrà veramente il cuore pieno perché vedrà prima di tutto delle generazioni unite, le nipoti che magari indossano gli abiti delle nonne e possono alla fine anche dimostrare come non c'è progresso nella bellezza, che come abiti di 30-35 anni fa sono attuali, bellissimi, cucite per giunta con una maestria che oggi molti stanno dimenticando. È un monito non solo a saper riconoscere la bellezza anche nel passato, ma a riprendere i legami con una tradizione del saper fare nelle mani che nel futuro rischiamo di perdere, già nel presente un po' l'abbiamo persa, e che invece potrebbe essere una risorsa per sempre per la prossima Italia. E questa città in particolare sembra fatta apposta. Poi ci sarà il momento della sfilata sul lungomare con tanti curiosi e turisti che seguiranno l'evento, ma qui sembra di essere nel posto giusto. Esatto, siamo vicino ad una chiesa in Piazza Peretti, come dicevo prima, ed è questo spesso oggi ancora cornice di matrimoni che celebriamo sia sotto le logge di matrimoni civili oppure nella chiesa di San Giovanni Battista, quindi non c'è cornice migliore. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Risaliti sulle auto, i figuranti hanno atteso il calar della sera per prepararsi ancora meglio al grande spettacolo del défilé. Tra due ali di folla una trentina di abiti, resi ancora magici e vivi dall'entusiasmo di altrettante ragazze, accompagnate dai relativi cavalieri, hanno rievocato il giorno del matrimonio delle signore e dei signori che hanno messo a disposizione gli abiti tenendoli d'occhio per tutta la serata. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore, non ho altro.
promette. Mi è scaturita una sfilata emozionante, raffinata ed elegante, grazie anche alla brillante conduzione di Marco Moscatelli e Tarin Piccinini, che nel presentare gli abiti ai rispettivi proprietari ci portavano indietro nel tempo ricordando i principali eventi di quegli anni. A sottolineare il tutto, la musica dal vivo e una regia impeccabile. Se vuoi dirmi di sì, Lorenzo Rossi è assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Grotta a Mare, che quest'anno ospita questa manifestazione. È una serata meravigliosa, cominciano ad arrivare anche i turisti, ma certo queste sono occasioni per partire con il piede giusto. Senz'altro, abbiamo detto subito di sì alla quarta edizione di Cartoline del Passato, perché conoscevamo già la fama di una bella iniziativa molto curata che permette di riscoprire la qualità dell'artigianato marchigiano. E come lei diceva giustamente, questa è la porta d'ingresso all'estate grottamarese ed è molto bello che non solo i residenti ma anche i turisti abbiano l'occasione di vedere le nostre eccellenze artigiane e anche di emozionarsi riscoprendo il passato che questi abiti custodiscono. Grazie maestro, ci piacciono queste incursioni musicali della storia musicale. Don't know I pass it through. By yourself and that I must believe. And you're damn well I reach out for. C'è ancora musica di sottofondo a Grotta a Mare per questa bella serata organizzata da Confartigianato Imprese. Lorenzo Totò è il presidente del direttivo di Fermo, una realtà, quella della Confartigianato, che sa mettersi in gioco, sa organizzare degli eventi ricordando sempre il grande valore degli artigiani. Sì, beh, questa è stata una serata molto speciale. È la quarta edizione che abbiamo fatto, dobbiamo ringraziare sicuramente tutti quelli che hanno partecipato, che hanno collaborato. E in primis sicuramente Rosina Trobbiani, ne abbiamo parlato e nominata parecchie volte. La Confartigianato partecipa, è fiera di rappresentare gli artigiani, di far vedere anche il lavoro degli artigiani di un tempo e gli artigiani di oggi, perché molti maestri, artigiani, sarti che hanno fatto questi vestiti nel passato li fanno ancora oggi. E vediamo, abbiamo visto anche le macchine d'epoca, anche lì è il mondo dell'artigianato, della meccanica, e siamo fieri di questa giornata. Abbiamo vissuto delle emozioni forti, abbiamo ricordato, io personalmente ho ricordato le storie dei miei genitori, le storie dei nonni che con sacrificio hanno comprato questi vestiti, vestiti che poi passavano in generazione alla sorella più piccola, al fratello più piccolo. E è stata una bella serata. Una manifestazione che può entrare di diritto nel calendario di quelle che la Confartigianato organizza. Speriamo, sicuramente non ci fermeremo qui. Cercheremo di proporla anche il prossimo anno. Dobbiamo ringraziare anche la Confartigianato in totale, non solo Fermo ma anche Ascoli Piceno e Macerata, che partecipano e ci hanno dato una mano. È una manifestazione che magari a Confartigianato qualcuno potrebbe pensare che non porta tessere, non porta rappresentanza, però è importante vivere un'estate insieme agli artigiani e a tutte queste belle persone. Io di passerella, andiamo avanti con un'altra coppia meravigliosa. Grazie alla nostra vulcanica presidente Rosina Trobbiani, che li ha fortemente voluti in passerella per una notte per farvi sognare e soprattutto per farvi ricordare questi meravigliosi anni che sono passati, dove l'amore ha prevalso su tutto. Rosina Trobbiani è la presidente della Confartigianato ANAP di Ascoli, Macerata e Fermo, ma soprattutto è il motore di questa iniziativa che, quando è nata, ha lasciato tante persone quasi perplesse, no? Invece adesso è entrata nel calendario estivo e tutti l'aspettano, e questa edizione è stata straordinaria, piena di emozioni e di lavoro. Vero, è stata una bella esperienza, a me fa piacere veramente tanto, perché l'abbiamo creata noi ed è un'emozione dei vecchi tempi.
a vedere le nonne, queste robe qui è un'emozione che non c'è paragone. Poi ogni anno è sempre migliore e sempre più bello. Ringrazio a tutti perché veramente per me, che l'ho odiato con le mie amiche, Cinzia, Antonella e quell'altra ragazza, tutto questo movimento che facciamo, stirare tutti i vestiti, fare tutto. Però ci ritorna tanto questa emozione che noi proviamo. Grazie a tutti perché per me non c'è parole. È una cosa che ogni anno è sempre più bella, ogni anno è sempre una cosa di emozioni veramente senza tempo. Si chiama Cartoline dal passato, ci sono una trentina di ragazze, un po' di meno i ragazzi, gli abiti arrivano adesso quasi senza cercarli, no? Sono loro che vi cercano. Sì. Sono loro che ci cercano, ce ne abbiamo tantissimi e fa piacere sempre ogni volta vestiti nuovi, vestiti più belli. E vestiti stupendi, speciali e belli. Che ci ricordano un passato che ci sembra lontano, ma non è poi così lontano, no? Minimamente no, non è lontano, perché veramente è una cosa speciale. Ringrazio la Confartigianato, sono molto orgogliosa per questa veramente grande, grande famiglia, per la nostra associazione grande, Confartigianato. Riuscite a coinvolgere la Manovella del Fermano con le macchine d'epoca, le amministrazioni, i vigili che vi danno una mano perché l'organizzazione è imponente, si inizia di pomeriggio. Certamente, si inizia dalla mattina, da dietro da tanto tempo, però sì, è tutto un complesso, è tutto un'equipe. Grotta a Mare, San Benedetto, Porto d'Ascoli, giro che ha fatto la carovana poi per andare su nel paese alto di Grotta a Mare e finire qui con questo meraviglioso red carpet. Sì, questa è una cosa speciale e bella, ringrazio tutti, è un'emozione grande, grandi cartoline del passato. Ci rivediamo l'anno prossimo. Sicuramente. Ho cercato invano, tu lo sai, di dirti ciò che sento in cuor. Ma indifferente, non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici hanno detto a me che sono pazza, pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi che sento in cuor, ma indifferente non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici hanno detto a me che sono pazza, pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi ringraziano l'amministrazione comunale di Grotta a Mare e in particolare l'assessore alle attività produttive Lorenzo Rossi, la Manovella del Fermano, Vespa Club di Sant'Elpidio a Mare, ideazione, organizzazione, realizzazione, regia a cura di Cinzia Natali, Simona Alessandrini, Antonella Orazietti e Rosina Trobbiani, i parrucchieri Antonella Parrucchieria Porto Sant'Elpidio, Tiziano e Nadia Parrucchieri di Porto Sant'Elpidio.
Per l'estetica, Makeup Artist Centro Benessere di Federico Agostini, Porto Sant'Elpidio. Cristina Paccapelo, truccatrice, Porto Sant'Elpidio. Per i fiori, Polline di Giulia in Brescia, Grotta Mare. Per le foto, Oriano Ciarpella, Porto Sant'Elpidio. Riccardo Donati, Porto Sant'Elpidio. Fabrizio Ferracuti, Porto San Giorgio.